Dobbiamo mettere un poco di ordine nella nostra vita e dire, ma come mi comporto? Mi comporto secondo la volontà di Dio? Mi domando, mi chiedo se questa è la volontà di Dio. Anche Padre Pio nel dare dei suggerimenti. Padre Pio, come mi devo comportare in questa occasione? Che cosa devo fare? Padre Pio diceva, pregherò, vedrò. E poi rispondeva, Gesù mi ha detto, fa così. Questo è il modello per noi cristiani. Questa è la via bella, pulita, retta. Allora attenzione, se sappiamo che c'è tanta cattiveria, tanta malvagità, non dobbiamo chiuderci, ma dobbiamo lottare. Dobbiamo essere pronti, ci dobbiamo caricare. Ed ecco allora la parola di Dio, ed ecco allora l'Eucaristia, ed ecco allora la carità. Disponiamoci anche, che fra poco inizieremo un periodo bello, la Quaresima, a pensare un poco alla nostra vita spirituale, a pensare un poco a noi stessi attraverso la preghiera, attraverso la carità, attraverso il digiuno. Portiamo ordine nella nostra vita, portiamo il Signore nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.